Grazie, grazie. Allora, settimana di luci e ombre, c'è l'oscurità e c'è chi cerca di illuminare, di accendere un po', quello che è oscuro. Questa settimana abbiamo scoperto che la mafia non esiste, almeno non esiste a Roma. C'è stata la sentenza della Cassazione che conclude quel processo cominciato, quell'inchiesta, anzi, cominciata nel 2014 su Mafia Capitale. Alla fine si è detto che gli imputati non hanno l'aggravante del reato di associazione mafiosa, sono criminali semplici. Quindi a Roma la mafia non esiste, è una sentenza che ci riporta indietro un po' col passato di altri tempi, di altri tribunali. Sicuramente la criminalità a Roma esiste. Abbiamo visto quello che è successo all'inizio dell'estate, il carabiniere ucciso. 2 giorni fa è stato ucciso un ragazzo di 24 anni, oggi ci sono stati dei fermi, c'è l'inchiesta. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, che è stato anche prefetto di Roma, ha detto: Roma è una città sicura, non è Gotham City. Di certo a Roma non ci sono Batman e Robin, ecco, questo possiamo dirlo. I reati sono in calo. Però c'è la droga in aumento, la cocaina, e le piazze chiuse, il fai da te dello spaccio. E oggi mi ha colpito su Repubblica l'intervista di un super poliziotto, quello che ha indagato sulla banda della Magliana, su tanti casi. Ha detto: non ci sono più le bande, modello Magliana, però c'è un grande disordine. È come se ci fosse anche qui sul crimine una frammentazione, un'atomizzazione. Ognuno un po' fa da sé, quindi c'è il grande disordine anulare, il grande disordine capitale. Di bande, ma in tutt'altro settore, questo lo dico chiaramente, ha parlato alla fine della settimana la ministra Teresa Bellanova, alla Leopolda, ha detto: ho abbandonato il PD perché era tutta una guerra per bande, tutta una guerra. E come darle torto? Però oggi la maggioranza giallorossa, ha cercato di ricompattarsi e si è incontrata in Umbria, precisamente a Narni. C'era Conte, il Presidente del Consiglio, c'era Di Maio, c'era Zingaretti, c'era Speranza. Era la prima volta che si facevano la foto insieme. Anche qui l'oscurità è non farsi la foto. Per esempio, del patto del Nazareno non c'è mai stata una foto, non abbiamo mai visto una foto di Renzi e Berlusconi insieme. Non avevamo mai visto Di Maio e Zingaretti insieme, stamattina li abbiamo visti. Quella foto sembrava anche lì riportare a un'altra epoca, la foto di Vasto, non so se qualcuno se la ricorda, Bersani di Pietro Vendola 2012, dalla coalizione, no? Che doveva spaccare il mondo, insomma, poi non è finita benissimo. E ancora di più sembrava un po' l'Unione, ancora un po' più lontano nel tempo, il centro-sinistra, quelle foto che erano sempre molto affollate, però anche sempre molto divise. Hanno preso un aperitivo al bar Gnocchetto e subito è partito il toto patto, il patto dello Gnocchetto, dopo il patto delle sardine, il patto del Nazareno, il patto della crostata. Staremo a vedere. Intanto Conte si sta stagliando sempre di più come l'anti-Salvini, ci crede a questo ruolo. È andato al Copasir, dovevano interrogare lui e lui ha detto: no, interrogate Savoini, interrogate Salvini, Rasciaghetta è il suo, non è il mio. Salvini cerca la rivincita in Umbria, ha detto: domenica sarà una festa, resterà nel calendario come Natale, Pasqua, Capodanno, sarà una liberazione. Il 25 aprile no, quella non gli viene proprio di dirla, non ce la fa, è una festa che non gli piace. E Conte ha visto stamattina una scolaresca, si è affacciato, ha detto: voi studiate bambini, perché magari prima o poi a uno di voi capiterà di fare il Presidente del Consiglio. Forse era una cosa autobiografica. Il problema è che alle sue spalle di presidenti del Consiglio se ne parla, nel senso è già partito il toto successore di Conte. Allora qualcuno dice: no, ma il governo cade, ci sarà Franceschini. Qualcuno dice: il governo cade, ci saranno elezioni anticipate. Ma oggi uno autorevole della Lega, Giorgetti, ha detto: il governo cade, ma c'è un super candidato. Mario Draghi, che da questi giorni è ufficialmente disoccupato, non è più presidente della BCE. E quindi Giorgetti ha detto: mica penso che avrà il reddito di cittadinanza. Insomma, la maggioranza è alla prova del voto. Intanto in Europa, che è stato il Parlamento europeo, che è stata una delle culle di questa maggioranza quando si è votata la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, è successo qualcosa. Si è votata una risoluzione
sulle ONG, la possibilità che le ONG potessero attraccare nei porti di tutta Europa, così dice alla risoluzione, un principio in fondo banale, ma niente, non è passata perché i popolari hanno votato insieme ai sovranisti, quindi un grande centro-destra europeo, e il Movimento 5 Stelle si è astenuto e ha fatto passare la risoluzione, quindi il governo Conte ha una maggioranza a Roma, ma c'è un pezzo che fa altro a Bruxelles. E d'altra parte su questa storia delle ONG si giocano molte partite. Ad esempio, notizia di oggi, a proposito di oscurità e di luce, Facebook ha oscurato alcuni siti, alcune pagine delle ONG e delle associazioni che si battono in polemica con la Turchia e in difesa dei curdi, delle organizzazioni dei curdi, contro questo accordo tra le grandi potenze, Stati Uniti, Russia, Turchia, sulla pelle sempre dei curdi. È tutta una guerra tra oscurità e luce. Per fare luce e per dire qualcosa, domenica sera ci sarà a Roma, al Cinema Palazzo, una manifestazione per il Rojava e ci saremo in tanti. Facebook, c'è stata una scena molto interessante in questi giorni. Zuckerberg è andato al congresso degli Stati Uniti, voleva parlare della Libra, della moneta della rete, e invece si è trovato di fronte Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata democratica, la star del Partito Democratico, che voleva parlare di Cambridge Analytica, dei dati, e gli ha chiesto: ma lei di questo scandalo cosa sa? E lui non rispondeva e balbettava e diceva: non me lo ricordo. Insomma, Zuckerberg, l'uomo della modernità, l'uomo dell'innovazione, l'uomo del futuro, sembrava un Salvini qualsiasi, sembrava Salvini alle prese con Russiagate. È stata una bella rivincita della democrazia parlamentare sui profeti del web, della democrazia diretta, è stata una bella rivincita di chi cerca di fare luce sull'oscurità, come cerca di fare in fondo questo umile, bistrattatissimo mestiere che si chiama giornalismo e che cerca di fare un racconto della verità, che non è mai una conquista, ma è sempre un giorno per giorno, che si tratti della Lega, del Russiagate, della mafia, dei rapporti tra Italia e Libia. Il tempo della luce che serve ad accendere il buio, quello che non ci fanno vedere, quello che non vogliamo vedere.